incredibile, il vincitore della Crazy Run è... Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. Ciao a tutti e bentornati su OTD. Viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Beh, direi che anche noi ne abbiamo viste cose che voi replicanti non potreste neanche immaginare. In particolare una, la Crazy Run 12. Tu! Mettiti le cuffie, aggrappati al divano, iscriviti al canale e buona visione. Come vedete, devi riuscire a guadagnare tranquillamente i secondi perduti. Sì, uomo! C'è una sorta di tensione prima della gara. Quest'anno Milano Marittima, Palace Hotel. Ed è il giovedì che arrivano i Crazy Runners. Sono curiosissimo di vedere quali sono le auto che parteciperanno quest'anno e quali saranno i team in gara e le loro livree. Perché in Crazy Run devi avere una livrea. La più bella, secondo precisi parametri di giudizio, vince. Noi, quest'anno come l'anno scorso, parteciperemo con un Mustang del 69. Del 69. Questo cofano fatto di ferro e sudore. Senti! E senza aria condizionata. Io e Fra, detto il Diff. Quella gialla indiana, come si chiama? Il team Maniac Line, stiamo aspettando il nostro asso nella manica. Allora, domani arriveremo ottantesimi. No, troppo ottimista. Vedo facce nuove. Molti team devono ancora arrivare. Io, nel frattempo, lo sai che ti dico? Li vado a conoscere. Oh, allora quando arriva il Danny? Ragazzi, ben arrivati, voi chi siete? Grazie, i Merenderos. Bene, se mi lasciano da sola, fantastico. Scusa, qua ci dicono che ci hanno riconosciuto per qualche motivo. È arrivato l'amichetto mio. Sai con cosa sono questa volta? Mitsubishi Evo. Ciao follower! Ma posso farvi vedere una cosa? Certo. Perché questo evento è quello che ci rende poveri. Precisamente quello. Quest'anno veramente percepisco delle good vibes. Vedo tutti veramente vogliosi di questa Crazy Run. Sarà il Matteo? O saranno gli ideatori della Crazy Run che hanno costruito un evento della Madonna? Beh, sarete voi a giudicare. Ma prima vi presento Danny, il nostro ospite d'onore, nella veste di Natural Born Killer, perché dovete sapere, ragazzi, che noi siamo tre sicari: John Wick, myself, Jean Reno in Leon e Natural Born Killer Danny Lazzarine. Comunque hai scelto un attore che ci piace. No, è eccola bellissimo. Qua, eccola qua, eccola qua. Cambio manuale. Manuale questo? Manuale, manuale, sì. È un bel graffio, un bel tiro. Livrea non male, bella. Livrea non male. Mi piace. Dobbiamo cercare di capire quanti cadaveri contiene. Beh dai, allora la macchina ci piace, Danny pure. Non avevo visto il calippo però. È quel bastardo del team calippo, no. No, no, no. Questa manifestazione non è in alcun modo una gara di velocità, bensì una prova di intuito ed abilità nella risoluzione degli indizi e nella ricerca dei percorsi più brevi per raggiungere i vari checkpoint. La gara durerà 2 giorni, venerdì e sabato. I team saranno costretti ad affrontare delle prove durissime. Io sono in compagnia di questi cari amici! La prima Crazy Run! Alan, dove sei? Ci manchi! Sappiate che le prove sono a tempo, i chilometri da percorrere sono moltissimi e se il quoziente intellettuale
obiettivo dei partecipanti non è ai massimi livelli, diventa difficile classificarsi tra i primi 50 team. Ma è la prima che ci ranno? È la prima. In più c'è da dire che l'esperienza conta molto e chi ha già partecipato nelle vecchie edizioni è notevolmente avvantaggiato. A posto, ecco. Ci siamo capiti. Dentro nel personaggio sei incazzato, sei un killer. Problemi? I team sono tutti ovviamente mascherati, hanno un nome che li caratterizza e a loro è richiesto il compito di decifrare l'indizio fornito e scegliere il tragitto per raggiungere il successivo checkpoint. Ciao. Lo staff fornisce soltanto l'indirizzo di partenza e di volta in volta gli indizi necessari per raggiungere i successivi checkpoint. Oltre al primo classificato, a cui spetta di diritto la livrea con numero 1 e la partecipazione gratuita alla successiva edizione, vengono assegnati svariati premi speciali. Crazy Team, il team che si è distinto per follia, Vintage Crazy Car, auto vintage con spirito Crazy Run, Crazy Camouflage, miglior travestimento tematico, Best Crazy Car, migliore estetica dell'auto, Crazy Livery, miglior livrea, Crazy Girls, team al femminile più folle e Best New Joiner, miglior nuovo team. Siamo pronti? Regà, allora io parto con loro. È cominciato tutto e adesso inizia la prima prova per me, quella di riuscire a salire all'interno di questo veicolo demoniaco. Al momento, regà, la situazione è questa. Drastica. Stiamo sgonfiando. Perché devo montare dietro? Perché queste sono delle merde. Ho detto, vieni, vieni alla Crazy Run. Sarai comodo in un van limousine. Guardate come sono me. Cosa ridi, animale? Basta, basta, bordello. A posto. È così, funziona così. Il nostro primo compito sarà quello di raggiungere Piazza Maria Buscarini nel borgo noto per il suo forte. La nostra prima prova sarà quella di consegnare una moneta di euro coniata dalla sopracitata Repubblica di San Marino. Ma raga, fondamentalmente dobbiamo trovare una moneta di San Marino. Più questa moneta è rara e meno penalità ci sono. Non mi accontenterò di una moneta qualsiasi, bensì assegnerò una penalità in funzione della tiratura delle stesse. Se è rarissima, in teoria ci danno dei punti. E quindi bisogna andare tipo a San Marino a prendere una moneta? Esatto. Sono le gomme sul passaruoto. Te l'ho detto che grattava sul... Cazzo, la lamiera gli ha fatto lo scalpo. Aggiornamento del mio diario di bordo privato. Credo che questa sarà la mia ultima Crazy Run. Si sono già pentiti di avermi portato via. Mi hanno confinato qui dietro convinti di fare una scelta saggia. In realtà la mia mole pachidermica sta danneggiando tutte le gomme. Quello che vedete è un profilo del copertone. E i rumori che sentite, queste grattate qua, sono fette, proprio come se fosse un affettato, di copertone che vengono tranciate, amputate e virate dagli stessi. Siamo partiti da soli 20 minuti e non abbiamo più le gomme. Io non so se riusciremo a finirla questa gara. Abbiamo 1:10 per arrivare nel checkpoint, ma dobbiamo nel frattempo trovare la moneta e tutto il resto, quindi ci dobbiamo sbrigare. Forse a San Marino, ed è il motivo per il quale ci stiamo recando lì, troveremo delle boutique nelle quali speriamo di trovare le monete. Se abbiamo la fortuna di trovare una di quelle limitate, siamo a cavallo. Forza, giù tutto tiffo, andiamo! Wow! E questa, ragazzi, è una bella fettuccina! Porca miseria! La prova la passi? Sì. Oltre a rispettare i tempi, rispetti anche quello che c'è scritto sulla busta, altrimenti penalità. Ragazzi, ci ha appena svenicciato il 911 e adesso ci ha svenicciato un Maserati. Tiff, non lo fare, non te lo far fare! Fatti rispettare, vuoi Tiff? Fatti rispettare! Libera questi cavalli americani, rinchiusi da troppo tempo all'interno di questo cofano fatto di ferro e sudore! Senti la gomma come viene virata dai passaruota metallici! Adoro questo sangue che viene sporcato dagli scarichi infuocati della demoniaca cavalleria della Muscle Car! Peggio di quello che pensavo, però, hai visto qua? Io direi di provare direttamente la gelateria. Abbiamo parcheggiato in un luogo ovviamente improprio, di sicuro ci sequestreranno la macchina, ma questo è il bello del brivido dell'avventura. Adesso quello che dobbiamo fare è trovare la monetina. 50 centesimi del 2002. Sì. 20 centesimi, 1,
Quanti te ne servono? 20 centesimi sono 62.000. Guarda, eccola qua. Sì, sì, sì. Cioè, vuoi dirmi che l'ho trovata al primo colpo? Ma anche questa, 2023. Dunque, ragazzi, le monete le abbiamo trovate. Il problema è che siamo oltre il tempo limite, quindi probabilmente prenderemo la penalità, anzi, sicuramente prenderemo la penalità, però le monete le abbiamo trovate. Checkpoint. Dove si becca? Okay. Scendi e vai col diff, io mi parcheggio. Aspetta, com'è andata? Ha trovato monetina? Allora, ho trovato, ma un traffico del cazzo, carabinieri davanti. L'ho visto e inchiodato, ho detto, oh mio Dio, la mia patente è andata. Però alla fine no, siamo ancora qua. Ho trovato la moneta da 50 centesimi 2022, 4 punti di penalità. Sì, un po' di ritardo, però recuperiamo. Ragazzi, siamo a San Leo, abbiamo trovato tre monete, una da 2 euro, una da 1 euro e una da 50 centesimi. Ok. Quella da 2 euro, veramente, che almeno un caffè forse si prendeva, ovviamente è quella che ci dà meno penalità di tutti. Allora, da quello che ho capito, dovremmo essere tra le prime 50 auto ad essere arrivati, quindi male ma non malissimo, nonostante inconvenienti che ci hanno obbligato a rallentare il nostro passo, siamo comunque ancora in gioco, in partita, e puntiamo tutto sull'esclusività della moneta che abbiamo trovato, ovvero una San Marino 2022 con tiratura molto limitata. Se volevano metterla ancora più in là, checkpoint. Belgio? Vai Belgio. Belgia. Moneta? Beccati questa. Sì, sì. E spara gli uccelli. Trovate le monetine? Sì, dai. Zio caro. Per sbaglio. Cazzo, voi state belli comode, aria condizionata. Sì, siamo... ma siamo in quattro. Abbiamo 4.000 euro di 5 centesimi, se ne volete. Trovate le monete? Sì, è perfetto. Ti piace? Cazzo, tu invece sei militare, no? Avete visto lui? Tutto nero, total black. Posto. Moneta la migliore. Tempo rispettato. E da qui, signori e signore, si riparte per la seconda tappa, un treno di auto sportive. Un piacere! Colorate, sotto il sole, chissà cosa avranno pensato gli abitanti del posto con tutto questo baccano. La Crazy Run è bella perché tutti usano auto veloci, supercar, ma il problema è uno, la supercar consuma di più, quindi rischi di rimanere senza benzina durante le prove perché hai tirato troppo. Invece la macchina piccina consuma poco, ti va piano, va sano e va lontano. Arrivederci e grazie. Abbiamo appena fatto il primo checkpoint, ora dove dobbiamo andare, ragazzi? Stiamo andando al lago artificiale a Macerata Feltria e praticamente dobbiamo formare una squadra con altre squadre dove ci si avvicina a questi 100 crediti. Cioè ogni squadra ha il suo valore, diciamo. La cosa non l'ho capita, forse Matteo ve la sa spiegare meglio. Aggiornamento del diario di bordo. Non solo li ho conquistati con le mie doti, trovando la moneta più preziosa e portando tutti a destinazione, addirittura adesso mi fanno guidare persino. Guiderò la macchina e guiderò tutti verso la prossima checkpoint. E raggiungere massimo 100 punti. Ogni ne team ne valgono 25. Forse sono 5 per raggiungere 100 punti. Non ho capito anche io quello che ho detto. La seconda prova non è andata assolutamente bene. Eravamo distratti da questo pneumatico che continuava a strusciare sul passaruota. Riusciremo ad arrivare al secondo checkpoint nei tempi previsti? Regà, direttamente al checkpoint. Ecco che vuol dire non avere una macchina bassa. Aspettavamo quello che sarebbe arrivato. Eccoci qua. E mentre gli altri, allegri e felici, performavano un checkpoint dopo l'altro, noi dovevamo assolutamente risolvere il problema. Regà, abbiamo consegnato le squadre su cui abbiamo puntato. Adesso via verso il terzo checkpoint. Sali con noi. Salgo con voi. Dove bisogna andare? Via, terzo checkpoint. Dobbiamo trovare una persona di 57 che non faccia parte della Crazy Run. Esatto. Quindi non un altro concorrente. Non bisogna vedere come fare a verificarlo. La portasse una bilancia. E poi quanto è bello chiedere a una ragazza: oh, quanto pesi tu? Girate. Non te lo dirà mai la verità. Siamo di nuovo al mare, ragazzi. Ovviamente non abbiamo trovato il cristiano di 57 kg, quindi non abbiamo ucciso nessuno, non abbiamo messo nessuno nel bagagliaio, siamo stati dei sicari che non hanno adempito ai loro compiti, purtroppo! Siamo al checkpoint, qui le persone fanno pesare. Grazie di averci prestato il tuo peso. Sia se pesa di più, sia se pesa di meno, ci sarà una penalità. Ricordiamo che la cifra esatta è 56. Una cosa veramente complicata, raga. È veramente trovare una persona per strada e dirgli: ehi, ti vuoi far pesare? 47. Troppo poco. Quanto pesa?
cosa, guarda un po' male. Credo che questa entri nella top 3 delle sfide di un figlio. We move, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted. Abbiamo trovato la persona. Che dici? Abbiamo trovato la persona giusta, 57 kg. Cioè, tu sei il nostro salvatore? Togliti le scarpe così sei più leggero. Rimani fermo. 56 e 6. Matte, lo so che sei famoso, non te la posso dire la prossima prova, non posso, dai, è segreta, è segreta. Ragazzi, qui siamo a metà gara, diciamo, del primo giorno. Siamo a Moloco di Levante, pausa pranzo, i team sono arrivati tutti nei giusti orari, questa era una prova fighissima. Per farvi capire i ritmi della Crazy Run, come abbiamo lasciato gli amici con la 500 Abarth Cabrio, ci siamo ficcati dentro questa macchina con il team Merenderos. Sfondato tutto, fratelli. Abbiamo sfondato tutto, doveva andare così, fratelli. E a quali chilometri è situato il ristorante Il Sorpasso? Questo lo fanno in Nigeria, sui camion cargo, questo lavoro qua. Sarà, e intanto ci permette di riuscire ad arrivare fino alla prossima tappa. E a quanti metri sul livello del mare è situata la cittadina di Fiorenzuola di Fohara? Quella è la legge che tutela gli uccelli rapaci. Praticamente ci stanno chiedendo di scoprire a che ora c'è una messa. Qual è l'orario feriale della Santa Messa presso la comunità di Gabich Monte? Quanti metri sul livello del mare è situata la cittadina di Santa Marina Alta? 380 metri. Quella è la legge che tutela gli uccelli rapaci. E qui, e quindi a quanto ammonta la sanzione amministrativa per chi cattura uccelli rapaci? E poi le altre non le conosco, ragazzi, perché. E qual è l'orario feriale della Santa Messa presso la comunità di Gabicce Monte? Mezzogiorno. Santa Messa, Gabicce, 11:11. Messa nei giorni feriali. 8:30. Alle 8:30 la mattina, grazie mille. È la messa alle 9? Alle 9, corretto. Alle 9. Bravo, bello di casa. Correzione in corso! Prendi pittura ecologica? Oikos. Oikos, stiamo copiando, vai così! Lui è il nostro nuovo eroe. Marca di caffè? Pascucci. Pascucci, ma in cazzo. Oh, l'anno prossimo andiamo in team con lui. Sì. Il sorpasso 12 km. Con che macchina sei? Supra. Supra, vado a sedermi. 2.20. 2.20 ci ho preso, dai. Sono il numero uno. Grazie. Oh, dai, 20 euro. Ma neanche nel barello. Quei pusher laggiù. Quei pusher. Che vanno dato. Ma su ragazzi, posta. Questa la butto giù io ora. Una pasticca. Dobbiamo raggiungere il ristorante dove si è svolta la scena del warm up della Crazy Run di mercoledì. Vi devo dire una cosa. Cosa? Abbiamo un problema. Non parte, ma insistiamo. Finalmente si mette in moto, ma il problema più grave è un altro. Non entrano le marce. E mentre gli altri volano di traverso tra le curve, noi siamo molto in ritardo. Vai, esubera, esubera! È sparita quella Ferrari, vedi te? Di cosa dobbiamo fare? Devi domarla questa puledra, è una Mustang! Vai! Sentila! Come scoppietta! È un canto! Sì, ma non va in problema di cazzo. Attenzione, avete sentito? Il termine tecnico usato dal nostro pilota, abbiamo problemi di cazzo. Questa Crazy Run si sta mostrando veramente, veramente un qualcosa di folle. Non vai in seconda, raga, la sono in terza. Abbiamo solamente la terza e la retro. Qua filata di cattiveria. Chiedo scusa. Quarto checkpoint. Dobbiamo aspettare un pochino perché i ragazzi sono in anticipo, stanno volando. Non eravamo neanche preparati a delle prove così terribili. Tu mi spieghi com'è la storia della pillola adesso, per favore? Se la prendi sei più felice. Ingegno, difficoltà, velocità nell'esecuzione, nel ragionamento. Dai, serio? Ti è andata una pillola in una bustina sigillata, praticamente ti dicevano di controllarla bene. Abbiamo tirato giù misure, guardato i colori, il disegno che c'era su e quant'altro. Poi abbiamo aperto la pillola perché in controluce col flash si vedeva dentro qualcosa. Apri la pillola, c'era dentro un circuito. Un circuito che poi abbiamo scoperto che ti dava, con l'NFC del cellulare, ti dava un link con un codice sul sito della Crazy Run. Un attimo. Non va questo. Come non va? E cosa scoprivi attraverso quel link? Un codice. Ottenuto il codice, loro però ti dicono: riporta la pillola integra e intatta. Integro e intatto. L'oggetto però, non la busta. Quindi la dovevi anche richiudere? Richiudere. Il problema cosa dici? Cosa succede? Il circuito lo lasci dentro o lo tiri fuori? Chiaro. Io
tirato fuori. Quindi è qui tirato il parere fuori, discordante. Abbiamo tagliato la bustina, sì, tirato fuori il circuito, sì, risigillato la, sì, bustina, richiusa la pillola, sì, e gli abbiamo consegnato la pillola chiusa nel sacchettino senza circuito. Il, okay, circuito ci siamo tenuti noi, perché secondo me domani mi chiedono di, certo, dare il circuito. Perfetto. E mo, come prima, chiamiamo e spieghiamo agli altri cosa fare. Vai, uomo! Vai, uomo! Il quinto checkpoint, andiamo e troveremo 5 recipienti al ristorante, le dovremo annusare uno per uno e scrivere nel foglio che odore hanno secondo noi. Stiamo scegliendo chi andrà ad annusare. Lo sniffatore del gruppo Merenderos, ragazzi. Un minuto di tempo per riconoscere questi aromi. Hai indovinato? Sì, secondo me tutti. C'è la cannabis, l'ultimo puzzo. Sì. Io confumo canna proprio quello. Sì. Marijuana. Marijuana l'ultima, quello lo sapevo che era fatto. Della roba, ma è facile, cannella si riconosceva, cannabis si riconosceva. La terza era vuota, ragazzi, secondo me è aria. Il 3 niente, il 3 niente. No, non possono odorare in due, ha detto. Curry. Curry, curry comunque si chiama curry. Curry. Sì. Giornata pesante, giornata dura, sia per chi ha partecipato alla Crazy Run, sia che per chi come noi ha partecipato alla Crazy Run, ma in più ha fatto il lavoro del videomaker. Sono le 4:30, sono fottutamente cotto. Il primo giorno è finito e ci vediamo direttamente domani, ragazzi. Vitamins and history books, psychology in a different way. Come sei messa in classifica? My perspective is broken. 32esimi, messo a seguito notte. Dei due, sabato, tutti i Crazy Runner sono partiti, tranne un team, il nostro. La tensione si comincia a far sentire e gli animi si scalda. La pianta, occorre portare sempre siamo sta in pianta. Ritardo! Pianta e Zano, mettila dietro! Che non ci sto, mettila dietro! Che cazzo! Ma cosa ti serve la pianta? Il vaso, questo è il vaso, è quello per, non c'è, porca troia, dai che tardi! A posto. Ho capito, mi serve il vaso! Butta fuori, è tutto a posto! L'ho pulita, è nuova, per... nuova, via! Ma così, la piantina! Metti tra nel culo la piantina. 53esimi, sì. Intanto succede in casa mia è metà classifica. Cazzo di busta! Ma non c'è furia! Dammi la busta, drogato! Aspettate 5 secondi. Sì. Pure. Veggiare, devi fare qualcosa, sì, con questo cazzo. Badge con QR code. Comunque vedo ci stai bene, dietro. Ma va a fare. Aggiornamento del mio diario di bordo. Questo è il secondo giorno. Devo aver commesso qualche errore perché sono stato nuovamente confinato nel retro della macchina, quasi fosse un castigo, una punizione. Nonostante la mia capacità nel risolvere gli enigmi, non riesco a farmi notare dal gruppo e vengo sempre escluso. Ci aggiorneremo più avanti. Siamo 53esimi, questa volta spacchiamo, te lo dico io. Dopo la moneta facciamo fuoco. 9:44, abbiamo ritirato la busta, teniamo il timer, abbiamo 60 minuti. 4 sono gli NFC da mettere, neanche uno ne hai salvato ieri, drogato. Per fortuna ci sono io qua. Quante sono ste che usano la carta grossa perché hanno la grana qua? 23 punti di penalità. Dove cazzo è che bisogna andare? Il più celebre degli amori, il più celebre. Seguilo, quel cocaino. Un luogo dove si è consumato un celebre amore. Praticamente hanno riportato il quinto canto dell'inferno della Divina Commedia. E quello che suggerisce è di raggiungere i suoi sottoposti al parcheggio delle mura, nei pressi del castello che funse da palcoscenico al tormentato amore. Il tormentato amore, il quinto canto della Divina Commedia, lo cerchiamo su Google e troviamo il nome del castello. Vai, penso io. Vai, uomo! Vai! Ma la nostra strategia era un'altra, quella di accorciare i tempi, andare molto più forte. Come si poteva fare? C'era solamente una soluzione. Dovevamo prendere le redini della situazione in mano e farlo in fretta. Beh, cosa hai parlato? Sì, cosa è sceso dal cielo? Era una vespa. Dammi una vespa e ti punge la testa! Secondo me il problema è di Florio.
scusami Flavio. Adesso te ne sei reso conto? No, che non lo potevo dire perché ce l'avevo vicino. È da ieri che te lo dico. È chiaramente l'anello debole del gruppo. Buongiorno avvocato, ciao, allora praticamente stavamo dicendo che fortunatamente grazie al suo potere economico saremo forse in grado di riuscire a rimettere in opera la nostra Mustang e di proseguire la nostra corsa. Ottimo. Cosa dice? Grazie. Le porto un caffè, vuole qualcosa, un massaggio? Sono a posto, la ringrazio. Sicuro? Taglio. Ci passa le chiavi? Complimenti, la macchina. Grazie. Le chiavi, aspetti. Strategia perfetta. Aspetto qua, aspetto qua. Ci vediamo tra 10. Il DIF è caduto nella nostra trappola. Ora l'importante era dare tutto gas e arrivare nei tempi previsti alla prossima tappa. La mia capacità di mettere dissidi all'interno del gruppo mi ha permesso di ottenere una scalata. Adesso sono diventato il secondo. Complimenti. Complimenti ad entrambi. Siete riusciti a lasciarmi giù? Ho trovato un passaggio da uno zingaro. Sto agendo di astuzia. Adesso con il boss alla guida saremo di sicuro in grado di riuscire a raggiungere la prossima tappa in tempo. Abbiamo lasciato l'anello debole del gruppo indietro perché dobbiamo assolutamente recuperare posizioni. Maledetti, la mia piantina. Senza questo io potrei essere un killer qualunque, ma con questa piantina sono un leone, figa. L'addormentata guida, la guida riposata, non ci ha permesso di macinare i chilometri nel tempo che ci eravamo prestabiliti. Parlo con te, che sei tanto grosso, parli tanto, ma poi alla fine, con questa, come la mettiamo? Ma adesso con la guida sportiva del boss siamo in grado, come vedete, di riuscire a guadagnare tranquillamente i secondi perduti. Sì, uomo! Stiamo prendendo posizioni, superiamo macchine come se stessimo giocando a Pac-Man. È uno spettacolo, mi sembra di essere su Need for Speed. Dio santissimo, che goduria! Muscle car, l'espressione massima è proprio il momento in cui vai a tirare forte la terza, la quarta marcia, senti quella vibrazione, ma allo stesso tempo avverti una paura fottuta perché non la controlli più, senti che si alleggerisce tanto, galleggia, si muove da tutte le parti, però non puoi smettere di farlo. No, lei vuole il dritto, ti chiama la velocità e quando raggiungi la velocità alta, senti, senti il canto. Avete sentito questa vibrazione specifica, questo rumore che diventa ruggito, ti porta ad accelerare, ok? E quando si raggiunge una certa velocità ti rendi conto di non essere più tu a comandare l'auto, ma è lei che comanda. Ti stai rendendo conto che non è più tua. Le vibrazioni, i saltellii, l'imprecisione di guida si palesano e diventa tutto magnifico. Bene, siamo arrivati. Siamo arrivati. Comunque se vuoi facciare l'erba a casa, perfetto. 250.000 euro di tosa erba. Oh, arriva il diff. Oh, occhio, adesso sarà incassato nero. Tu svagheggia, non è successo niente. È andata così. Vabbè, facciamo la pace, dai. Su. Non ti arrabbiare, ma puoi ritornare in macchina con noi se vuoi, visto che abbiamo recuperato. Siete sicuri? Se ci offri da bere, ci offri da mangiare, ci paghi la cena stasera, sì. Ti perdoniamo. Qualcos'altro? Io ho un massaggio ai piedi, se posso chiedere. Ragazzi, beggiamo, anche se non abbiamo fatto le prime due prove perché eravamo leggermente in ritardo, però qui ci siamo. E questa è bellissima. Questa è la postazione più bella della Crazy Run di quest'anno. Sai come funziona il gioco? No. Ok, allora, premi una volta, si accendono tutti i semafori rossi, sì. Nel momento in cui si spengono riclicchi, sì. E abbiamo il tuo tempo di reazione. Mi raccomando, non premere prima che si spengano tutti i semafori rossi perché altrimenti è jump start, e non premere due volte alla fine perché altrimenti non vediamo il tempo di reazione e la prova è nulla. 3, 2, 1. No, non ho capito cosa ho fatto. Questo è jump start. Prova nulla. La spacco sto con la cazzo di penna. Ho capito, ho capito, ci sono, vai. Ci sei? Jump start. Dai, fammelo rifare. Adif, sei pronto? Okay. Ok. Quando vanno via velocissimo, Ok. Bravo. Bravo.
Easy, very easy. Non era difficile, bastava no, saperlo, dai, bastava spiegarlo bene. Basta. Il prossimo anno credo di prendere altre due personaggi totalmente differenti da queste bestie. Sono Topolino e Minnie l'anno prossimo. Sì, probabile che siano meglio di voi, maledetti. Ma è il tuo compleanno oggi? Oddio, sì. Perché non me l'hai detto? Chiediamo. Tanti auguri. Grazie, tanti bro. La prossima prova consiste nel ascoltare dei versi di animali e riconoscere a che categoria faunistica appartengono. Gli uccelli. Noi di solito riconosciamo le passere, gli altri poco, però cerchiamo di farlo. Semplici, un po' banali. Proprio. Io direi quasi imprevedibili, sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini nella parete. Mangiamo, prendiamo fiato, mi faccio spiegare dagli altri team come vanno le cose e ripartiamo. Sei molto fastidioso. Del secondo giorno manca una tappa. E poi c'è l'arrivo. Manca pochissimo, sì. Siamo in balia del destino perché dovevamo scegliere bene i team con cui allearci e anche noi potevamo fare meglio, ci assumiamo le nostre responsabilità, spero che non abbiano puntato su di noi. Me l'hanno portata via, sono andati a fare pazzi. Sporco. E quindi come andrà a finire questa gara? Infami. Cosa abbiamo vinto? Ragazzi, tanto bistrattato, il Tiff aveva ragione. Penso proprio che anche la cura che ha messo su quest'auto l'ha resa speciale. Faccio vedere io così combino questi maledetti. Eppure ho pagato tutto io. Che facciamo? Andiamo. Aspetta che faccia anche quella parte lì, che vedo un po' sporca. Come ci siamo? Mi sembra anche bella pulita. Ma c'è più? Adesso glielo chiedo se l'ha fatto. Dai, andiamo. Ottimo, ci siamo! Hai fatto? Hai fatto anche i cerchioni per caso? Che erano un po'... Dai! Eravate finiti. Da dove siete andati? Lavoro mediocre. Qua? Questo, ce l'hai il waterless wash? Qualcosa che lo sei portato. Però dai, facciamo tardi anche all'ultima tappa poi. Inutile che fai quella faccia lì, dobbiamo arrivare puliti, cioè lo sponsor è Mafra e arriviamo con la macchina sporca. Che figura facciamo? Dai, un po' di olio di gomito per piacere. Bene, siamo pronti per dirigerci all'arrivo di Arezzo, belli come il sole con il nostro Mustang. E la folla ci aspetta. Crazy Run si prepara per accogliere tutti i partecipanti della gara sotto al palcoscenico di questa meravigliosa città, Arezzo. E mentre Danny si fa un milione di selfie con i suoi fan, Crazy Run annuncia il numero del vincitore della Vintage Crazy Car. 65 su una Ford Mustang, 351 del 69, Mania Team! Musica. Non ho mai vinto niente in vita mia! Aspetta! Aspetta! Vedi qua in mano! Se cade ti ammazzo! No. Per carità! Vi giuro su Dio! Oh, voglio che Dio mi fu... Dovete fare un... Deve i palazzi, da qua chiamano i pompieri. Devo sentire un boato che quando torno a casa mia moglie mi fa di quelle feste. Non ho mai vinto niente in vita mia, ragazzi. Mi raccomando. Adesso devi dire... Ha vinto... Non dire il team, ha vinto Danny. Incredibile, il vincitore della Crazy Run è Danny Lazzarini!
no, perché abbiamo vinto probabilmente per il Mustang che hai criticato. Adesso Danny ha cambiato idea, ragazzi. È diventata la macchina più bella della Crazy Run. Sì. Grazie a tutti, ragazzi. È la prima volta che vinco qualcosa alla Crazy Run. Crazy Run ha poi distribuito tutti i premi agli altri Crazy Runner, tra cui quelli che hanno vinto la Crazy Run, ovvero il premio più importante, che si sono aggiudicati anche la partecipazione gratuita all'anno prossimo. Questo evento, ragazzi, è sempre ultra mega divertente. Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, lasciateci un miliardo di like e iscrivetevi al canale. Io nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff della Crazy Run, perché ragazzi siete fantastici, vi vogliamo bene. Ciao a tutti.